Benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi per me è sabato e il papà è al lavoro, quindi io e i bimbi siamo a casa e cercherò di rimettere in sesto la casa dopo questa influenza, perché abbiamo passato una settimana bestiale, veramente, mamma mia, in cui la casa abbiamo fatto poco niente e quindi ha bisogno di essere rimessa in sesto, quindi cercherò di fare il più possibile in casa per rimetterci un po' in pari con le cose e anche per disinfettare un po' il più possibile, insomma, dopo l'influenza abbiamo avuto chi la bronchite, chi la tracheite, febbre, vomito, tutto insieme, tutto in una settimana. Quindi abbiamo bisogno di ripulire, infatti la finestra è già aperta, quella della camera, ho già aperto anche quella della cucina. E perché si è... Sara ti ha dato una botta, come mai? Nell'abbraccio. Perché l'hai abbracciata? No. Al braccio ti ha dato una botta. Fammi vedere un po' che succede. Ho già portato il mio bimbino tutto malaticcio. Vero? Oddio! Ah, abbiamo passato delle giornate, eh? Te vai cambiato. Ora ti cambiamo. Io mi sistemo, mi tolgo il pigiama. Sì, ora te lo do lo sciroppo. Mi tolgo il pigiama, cambio. E poi... Io non sono un supereroe, però, eh. Aia, vabbè che c'ho... Ah! Vabbè che c'ho la maglia di Wonder Woman, però. Mi si rompe tutto il pigiama nuovo. Già, guarda, già Zoe me l'ha bucato e lo devo ricucire. Quindi sistemo me, sistemo lui e poi cominciamo la giornata. Nel video di oggi praticamente ho messo le pulizie veloci perché altrimenti avreste visto una lumachina che arrancava in casa cercando di fare le pulizie, perché ancora non avevo recuperato tutte le energie dopo l'influenza e quindi ho deciso di mettere lo speed cleaning proprio per evitare momenti in cui vedevate proprio la lentezza con cui riuscivo a fare le cose. Comunque nella giornata, insomma, in cui ho registrato il video, ho fatto
delle belle pulizie, belle profonde. Mi sono dedicata principalmente alle camere, quindi Elia ha dormito in camera con noi, quindi la sua camera poi nel video non la faccio vedere, ma l'ho fatta semplicemente con una pulizia veloce, perché lui ha dormito nel nostro letto, quindi non avevo necessità di dare una pulizia profonda alla sua camera, dato che non era tanto che l'avevo fatta. E mentre Sara ha dormito in camera sua, è stata molto in camera sua durante il periodo dell'influenza, quindi in camera di Sara mi sono dedicata molto alla pulizia, più che altro anche a disinfettare. E questo ho fatto anche nella nostra camera, dove ci siamo stati io, il marito e Elia influenzati. E mi sono dedicata proprio a questa pulizia a fondo, proprio per cambiare l'aria e rigenerare un po' anche le varie superfici, eliminando tutto il possibile che potesse essere rimasto di batteri, insomma, e di virus. So che muoiono dopo poco a contatto con l'aria, però essendo tutti molto influenzati e nel giro di quei giorni, insomma, non è che eravamo completamente guariti del tutto. Ho preferito fare una pulizia molto più intensa, in questo senso.
eccomi alla fine del video perché siamo cotti come pere e non ne possiamo più, però prima di chiudere vi voglio far vedere, siamo scappati 10 minuti da Maurice perché avevo finito completamente i detersivi per la lavatrice, quindi ero alla disperazione totale. Gli ultimi li ho usati stamattina per fare la lavatrice delle lenzuola che ho tolto dai letti. Non fare stupidine! Quindi vi faccio vedere un attimo al volo quello che ho preso. Partiamo da questo. Ho preso la maggior parte delle cose ho preso della linea del Maurice perché siamo qui che sono, non arriva lo stipendio, siamo agli sgoccioli, quindi ci dobbiamo arrangiare. Però niente toglie che siano buoni, li devo provare. Ho preso capi colorati, questo qua era Viva Colori, 1,79 euro mi pare. No, 1,39 euro, 1,39 euro. Poi ho preso questa qui dell'omino bianco, Maisa, Sara, per favore, non l'ho mai usata la candeggina dell'omino bianco, però l'omino bianco l'ho usata l'ho usato per tante cose, quindi direi che comunque insomma non credo che ci siano problemi. Di solito prendevo quelle da non di marca, diciamo così, quelle da poco, no? Poi ho provato la Ciccio Gentile, però adesso c'era in offerta questa qui a poco, non arrivava a 1,65 euro se non erro, non arrivava a 2 euro comunque, quindi non è male. È il solito, erano 2 litri come la Ciccio Gentile, che anche c'era anche in offerta a 2,49 euro, quindi a parte scadono oggi, quindi poi cambieranno. Poi ho preso questo qui, un additivo igienizzante per bucato, poi un mega paccone di carta igienica e poi ho preso questo per i capi scuri e oddio, poi gli ultimi due poffetto, mamma santa, questo l'ammorbidente concentrato, questo qui è al profumo Spring Infusion, tra l'altro perde, però è buono, perde perché si deve essere allentato il tappo. E per ultimo, ce la faccio tirarlo su, ho preso questo qua con il sapone di Marsiglia, che ho in mente di utilizzarlo magari per i capi bianchi, comunque tendenzialmente chiari o bianchi. E quindi questo è tutto. Mi ci è incastrato anche un mini svuota spesa, così abbiamo fatto l'unplan. La giornata è stata faticosa, non tanto per le pulizie, ma più che altro per Elia che mi ha richiesto la mia attenzione, quindi niente. Quindi i piani che avevo in mente sono saltati. Aspetta che adesso si saluta, va bene? Quindi noi adesso andiamo a preparare la cena e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!